Simone Di Stefano, lo sto chiamando perché Simone Di Stefano è il leader di Casa Pound. E, eccolo qua, Simone Di Stefano, buongiorno, siamo in diretta sulla zuppa di Porro, Nicola Porro, come stai? Ciao Nicola, come va? Come va? Tutto Bene, bene? bene. Allora, la Boldrini ieri, siamo qua in diretta, ha detto che bisogna sciogliere i gruppi neofascisti. Io ti voglio subito chiedere una cosa, tu sei un gruppo neofascista? No, non nel senso che è inteso da lei sicuramente, perché sicuramente ci riteniamo gli eredi storici di un determinato percorso, ma che è passato anche attraverso, per esempio, il Movimento Sociale Italiano, che loro sì erano gli eredi della Repubblica Sociale Italiana, però sono stati seduti in Parlamento dal 1946 fino a che Gianfranco Fini non li ha sciolti nel 1994, quindi c'è poco da chiedere scioglimenti. Se uno opera nelle regole della democrazia e della Costituzione non può essere sciolto, altrimenti già lo avrebbero fatto, credi. Ma perché, quindi voi vi considerate gli eredi del MIS? Ah no, ci siamo gli eredi di un periodo storico, cioè di un filo storico, la continuazione di un filo storico che parte dal fascismo italiano, passa attraverso la Repubblica Sociale Italiana, il Movimento Sociale Italiano e poi arriviamo ai giorni nostri, quindi senza. E con chi pensi che ce l'abbia la Boldrini quando dice sciogliere i gruppi No, neofascisti? beh, ce l'ha con noi sicuramente, ma lei forse non sa neanche quello di cui parla. Semplicemente la sinistra ha bisogno di nascondere quello che ha fatto in questi anni proprio nei confronti del suo elettorato di riferimento, no? Se pensiamo alla cancellazione dell'articolo 18, alla libertà di licenziamento, la legge Fornero. Massimo mi chiede in diretta, perché non cominciamo a sciogliere i centri sociali? Così, effettivamente, se c'è qualcuno, diciamo che oggi, no? Per esempio, faccio un esempio: Casa Pound si candida alle elezioni, raccoglie le firme, mette il suo simbolo sulla scheda elettorale. Chiede agli italiani il voto, quindi mettete la X se piace il nostro programma oppure non la mettete, e dall'altra parte ci sono i centri sociali che sono anonimi, violenti, organizzati militarmente, che non perdono occasione per picchiare le forze dell'ordine, per incontrarsi ogni giorno nelle piazze. Il tutto in un sistema di quasi sostanziale terrorismo, nessuno dice una parola su queste Senti, Michele organizzazioni. ci chiede l'ultima domanda, ma dai, ditelo che siete neofascisti, che ti vergogni? Qualcuno qua su Facebook dice non ti devi No, vergognare. no, ma che no, ma che no, se, che il neofascismo mi sembra ancora più vecchio di fascismo, quindi io mi sono più spesso e volentieri definito fascista anche da ospite alla Sette, dal buon Formigli, l'altro poi gli veniva un coccolone. No, 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 io lo sono un fascista fatto e finito e continuo a Ma rivendicarlo non si senza può nessun essere problema. fascisti in Italia, c'è la Costituzione che lo Come vieta, no? la ricostituzione del partito fascista. Sì, la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, inteso come movimento che diciamo, cerca di sovvertire l'ordine democratico, i valori costituzionali, diciamo, o cerca di imporre una dittatura autoritaria. Casa Pound assolutamente vuole la democrazia, vuole la libertà, vuole realizzare lo Stato che si propone nella piena libertà. Non proponiamo nessuno Stato autoritario, altrimenti poi non ci candideremo neanche alle elezioni. Quindi questo è fuori discussione che siamo all'interno delle regole, all'interno della Costituzione. Va bene, grazie, 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 Ti grazie. ringrazio Nicola, Ciao, ti ciao. ringrazio, alla prossima. Ciao, ciao. Qualcuno qua mi chiede per quale motivo parli con Simone Di Stefano. Io parlo con tutti, comunisti, destra, sinistra, non ci sono grandi differenze per quanto mi riguarda. Quando qualcuno come qui mi dice, scusatemi, cosa c'entra Hayek, che io adoro, ovviamente un Milton Friedman che io adoro con Casa Pound, io dico zero, tant'è che io non sono un simpatizzante di Casa Pound. Punto. Chiaro?